Beh, ragazzi, lo sapete, su questo canale abbiamo parlato tantissime volte di tablet e alla fine quelli che un po' mi sono piaciuti di più sono stati i Teclast nella fascia bassa, quindi tra i 120 e i 150 euro. Però tantissime volte mi avete chiesto cosa ne pensavo dei Blackview, in particolare del Blackview Tab 8. E quindi mi sono deciso di acquistarlo, eccolo qua, si sta accendendo adesso e quindi sono pronto per parlarvene dopo un po' di utilizzo. Partire, lo sapete, le solite cose. Se volete dare una piccola mano a questo canale, basta semplici gesti, come per esempio un like qua sotto, l'iscrizione se già non l'avete fatto, e poi seguire anche il canale Telegram delle offerte di Lilitech. E iniziamo quindi a scoprire un attimo meglio questo tablet, dove uno dei suoi punti di forza di questo Blackview sta sicuramente nella confezione di vendita. E questo perché all'interno troviamo diverse cose interessanti, per esempio una cover realizzata con cura che ha anche la funzione di stand e ha anche la parte magnetica per tenerla chiusa, veramente di ottima costruzione. E poi abbiamo anche un caricatore classico, degli auricolari e un cavetto che va da Type-C fino a standard, quindi per collegare una chiavetta o altre cose. E già da questi piccoli dettagli di quello che vi ho menzionato che è in confezione vi fa capire che ha una serie di funzioni che sicuramente lo rendono interessante. Infatti, comunque, voglio partire da un po' delle specifiche, ovvero è costruito comunque in alluminio. Sul retro abbiamo il classico quadretto con la fotocamera e il flash, mentre sui fianchi i classici pulsanti per il volume, che ecco, ve li segnalo perché non sono traballanti come sui prodotti super economici. Poco più sotto abbiamo la Type-C, ovviamente con funzione OTG, però attenzione che anche lui non ha uscita video, un po' come tutti i tablet, diciamo su questa fascia di prezzo economica. E poi sulla parte superiore troviamo invece il jack per le cuffie. Ecco, l'uscita audio non è proprio perfetta, diciamo che è sufficiente, però rimane quel piccolo rumore di fondo se andiamo a mettere delle cuffie. E poi abbiamo lo slot ibrido per due SIM, di cui una con l'espansione. Oh, dichiarata è 128 giga, però io ho provato anche 256 senza alcun problema. Però alla fine una delle cose più interessanti rispetto al P20 HD la troviamo sul lato lungo, già perché se andiamo a guardare con attenzione, beh, lì troviamo dei pin. Infatti, volendo, possiamo andare a abbinare una tastiera. Ecco, perdonatemi, io non l'ho acquistata, però in questo senso mi sfugge la scelta di andare a mettere gli speaker nello stesso lato perché utilizzando la cover o anche la tastiera andremo a coprirli. Sarebbe stato molto meglio metterli dall'altro lato. Questo è un punto, diciamo, che non è performante, ma anche questo va un po' a pareggiarsi col P20 HD, ovvero gli speaker. Infatti la qualità è similare, il volume per carità è anche buono, ma il suono è un po' metallico e vi ripeto, non abbiamo molti bassi. Sentite questo sample audio. E concludiamo poi questa parte dedicata alla sua costruzione e alle sue specifiche tecniche proprio con il display, che è un po' la classica unità. Infatti è un 10,1 pollici con la classica risoluzione Full HD. La luminosità diciamo che è sufficiente, va benissimo in luoghi chiusi, sotto la luce diretta del sole, beh, alcune volte si fa un pochino di fatica. Con la luminosità minima però vi segnalo un piccolo problema che si vede la zona della retroilluminazione su un lato, quindi diciamo che si nota che è un display un pochino economico. Essendo un LCD, ovviamente i neri lasciano un po' a desiderare, però alla fine i colori non sono nemmeno male, soprattutto se usiamo il solito trucchetto di modificare in vivido, le opzioni del display. Bene, tutto sommato, poi la tenuta anche inclinandolo, bene anche la lettura, diciamo delle dita, ne legge fino a 5, quindi multitouch tranquilli, però ecco, qua ogni tanto capita qualche input involontario, niente di drammatico, ma ve lo segnalo. Ha poi anche il sensore di luminosità e funziona correttamente, molto bene, ma insomma, ripeto, rimane il classico display economico che è adeguato alla fine con quello che paghiamo, con la sua fascia di prezzo, però andiamo a scavare un attimo meglio in altri dettagli di questo tablet. E per
per andare a scavare un po' più a fondo naturalmente bisogna andare a guardare un attimo meglio il software, che vi dico già, rispetto al P20 HD, beh, lui è un pochino sotto. E questo perché intanto non siamo partiti benissimo, perché appena l'ho estratto, l'ho acceso, beh, lui è partito in boot, e per carità, una persona esperta a quel punto cosa avrebbe fatto? Vabbè, comunque poi successivamente ci sono voluti un paio di riavvii e alla fine siamo tornati, arrivati, o meglio, alla nostra home. Ecco, qualcosa di positivo comunque che abbiamo Android 10, però fermi lì perché le patch sono ancora di aprile 2020, quelle di sicurezza. Ad ogni modo, bene che abbiamo le gesture, abbiamo poi sia le smart gesture che le smart motion, ed ecco, qui c'è una piccola chicca in più rispetto al P20 HD, infatti abbiamo anche la vibrazione che manca su praticamente tutti i tablet economici, invece qua è presente. Per carità, a me non fa molta differenza, però alcuni me l'hanno chiesta nei commenti, ecco, se state cercando la vibrazione, lui ce l'ha. Tra l'altro potete andare anche a giostire un po' le impostazioni di questa, non è nemmeno poi fastidiosa, non ha la coda, funziona anche bene. Può vibrare naturalmente durante le chiamate, e sì, infatti lo si può usare tra l'altro anche per quello. Con Android 10 naturalmente è presente il benessere digitale, e abbiamo tutti i servizi Google, quindi le varie app come Google Meet e simili funzionano alla grande. Però qui, lo sapete, casca un po' l'asino, io ve lo dico sempre, ci tengo a menzionarlo, Amazon Prime e Netflix non si vedono in alta risoluzione. Spesso mi chiedete, ok, ma si può usare lo stesso? Secondo te va bene? E qua dipende da voi, perché alla fine io personalmente non lo ritengo tanto accettabile, se ne uso spesso per guardare Netflix o Amazon Prime, però per esempio mia moglie lo guarderebbe benissimo anche in SD, quindi in bassa risoluzione, senza alcun problema. Quindi sta a voi alla fine decidere su questo aspetto. Certo è però che se cercate un tablet specifico per questo utilizzo, alla fine il mio consiglio è sempre di andare sul Samsung Tab A7, che non ha prestazioni esaltanti, comunque va bene, però ha piena certificazione con Netflix, e lo sapete qua sopra, io vi lascio la recensione per andare a recuperare nel caso non l'abbiate già vista. Andiamo però un pochino avanti a vedere le prestazioni. Beh, la piattaforma hardware è del tutto simile al P20 HD, abbiamo il classico processore Unisoc che fa girare tutto abbastanza bene, 4 GB di RAM, 64 di memoria che non sono dichiarati di che tipo, ma alla fine dalla velocità mi risulta essere un MMC 5.1, in soldoni le classiche cose vanno bene. Ci fate tranquillamente di tutto, intendo quindi navigare, usare le varie applicazioni, Word, Excel, l'ho usato anche per giocare senza alcun problema, anzi, nonostante a fine le specifiche identiche, mi sembra che sia andato un pochino meglio del P20 HD, ha una minor perdita di frame e lag quando messo sotto torchio. Eppure, nonostante tutto, non mi ha dato fiducia nel lato puramente software, perché spesso mi ha presentato qualche piccolo problemino, ripeto, niente di drammatico, però devo menzionarvelo. Per esempio, navigando tra i menu usando le gesture è discretamente fluido, però ogni tanto si nota qualche impuntamento, cosa che invece non notavo sul P20 HD. In questo senso, anzi, vi consiglio di andare nelle impostazioni, come vedete nel video, e usare alla fine i tre pulsanti classici. Ho avuto anche qualche piccolo problema con il wifi, ogni tanto qualche disconnessione, ma anche qui alla fine niente di drammatico, si risolve nel giro di qualche secondo, magari andando a disattivarlo. Insomma, niente che mi faccia dire che non ve lo consiglio, però sotto questi aspetti specifici, ripeto, il P20 HD mi ha dato un pochino più di sicurezza. E chiudiamo questo video poi andando a parlare di un altro paio di aspetti fondamentali come le fotocamere. Abbiamo la 13 megapixel sul posteriore e una anche nel frontale da 5 megapixel. Non vi parlo tanto delle foto perché è abbastanza inutile in un tablet, adesso ve ne farò vedere qualcuno, sono buone, per carità, nulla di che. Vanno bene secondo me per fotografare qualche documento, qualche scansione al volo o una foto magari ad un dettaglio per emergenza, ma nulla di più. Però mi soffermo un attimo sui video perché stanno diventando macchine importanti per i video, come magari appunto per Google Meet che vi ho menzionato prima, oppure per Zoom, per Skype, per tutte queste cose. Ecco, potevano fare un pochino meglio secondo me, perché alla fine si fermano come risoluzione al 480, che è una risoluzione veramente bassa. Per carità, va bene per alcuni in molte situazioni, però insomma potrebbe non essere sufficiente per tutti. Poi alcune cose le fa bene però, come per esempio la gestione della luce, oppure i microfoni. Ecco, i microfoni invece funzionano alla grande.
un pochino meglio, poi va la fotocamera, diciamo, posteriore che arriva a 720p. Qui i video chiaramente sono leggermente migliori, ma è difficile che la useremo per lo streaming. Quindi bene, molto bene, lato microfoni, vi sentiranno bene, voi sentirete bene, ma meno bene lato video. E poi ultima, diciamo chiusura, riguardo la batteria, che è un po' classico, 6580 mAh, solitamente i tablet si aggirano su queste amperaggi, 6 ore più o meno ho visto di uso continuo con display con luminosità a metà, così come il volume, possibile magari fare anche qualcosina di più con settaggi un pochino più mirati, però anche qualcosina meno se lo usiamo in gaming oppure sempre all'esterno dove la luminosità la spara alla massima. E insomma, in conclusione, un tablet che ha sicuramente delle potenzialità, soprattutto per il fatto che è possibile andarci ad abbinare una tastiera, la sua tastiera, con i pin che sono presenti, cosa che invece non è possibile sul P20 HD, che però alla fine mi sento sempre un po' di consigliarvi in più rispetto a questo, soprattutto se ecco, non siete proprio avvezzi agli aspetti tecnologici perché mi ha dato un po' più di sicurezza lato software. Invece, per il resto, magari se vi piace un po' di più giocare, volete spendere poco, beh, ecco, questo Black View può essere interessante, come alla fine per tante altre cose, soprattutto se poi volete scrivere, magari ecco, con la tastiera può esservi comodo. Questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto ad un'altra recensione. Ah, beh, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate comunque del Black View e anche andate qua sotto a lasciare un commento, non dimenticatevi un like e c'è il link naturalmente per l'acquisto da Amazon. Un saluto da Daniele Pintus.